parliamo oggi di quello che poi è la base fisiologica di controllo del metabolismo osseo e del metabolismo minerale. Allora, intanto, perché vengono chiamati calciotropi? Perché controllano proprio l'assorbimento di calcio a livello intestinale, la sua distribuzione a livello scheletrico, la rimozione dai tessuti che lo contengono e l'eliminazione del calcio a livello sia intestinale che delle urine. Quindi vediamo che sono ormoni molto interessanti perché fanno tante funzioni e si integra uno con l'altro e si controllano a vicenda nella loro sintesi e secrezione. Gli ormoni calciotropi sono quattro ormoni fondamentalmente. Uno è l'ormone principe, quello che nasce proprio soltanto con questa funzione, che è la sua funzione precipua, che è il paratormone. L'altro invece è la vitamina D, altro ormone calciotropo. Poi c'è la calcitonina, che è un ormone che controlla il metabolismo del calcio, di cui poi parleremo. E poi c'è un nuovo ormone, anzi una nuova famiglia di ormoni che noi chiamiamo fosfatonine, che controllano il metabolismo del fosfato e, come vedremo, attraverso questo il metabolismo del calcio. Parliamo infatti del metabolismo del calcio e poi diremo cosa i vari ormoni vanno a fare. Il calcio è uno ione e, come tutti gli elementi che fanno parte del nostro corpo, pensiamo al sodio, al potassio, il calcio, il fosfato, sono tutti elementi che noi dobbiamo introdurre dall'esterno perché il nostro corpo non li può sintetizzare. Quindi noi abbiamo macroelementi come appunto calcio, fosfato, microelementi come può essere lo zinco, il cobalto, comunque dobbiamo introdurli dall'esterno. Il nostro corpo può sintetizzare proteine, grassi, zuccheri, mucopolisaccaridi, composti DNA, RNA, ma non può sintetizzare gli elementi. Quindi il calcio viene introdotto dall'ambiente, noi tutti i giorni dobbiamo introdurne una certa quantità che poi si distribuirà all'interno dei nostri liquidi extracellulari, che sono i liquidi che compongono il nostro corpo, che non è solo il sangue, ma tutti i liquidi che stanno nei tessuti, inclusi i liquidi che stanno all'interno del tessuto osseo. E poi verrà eliminato attraverso le feci e attraverso le urine. Questo è, diciamo, il metabolismo del calcio. Quindi, per controllare questo metabolismo di un ione così importante, che è importante per la vita perché controlla non solo la funzione del muscolo scheletrico, ma anche la funzione del muscolo cardiaco, la funzione del sistema nervoso centrale, e per controllarlo e distribuirlo e riprenderlo quando è necessario, essendo un ormone che è importante per la vita, il nostro organismo si è organizzato proprio con gli ormoni calciotropi. Il primo, quando poi parliamo di metabolismo del calcio, ricordiamoci che non possiamo esimerci di parlare del metabolismo del fosfato, perché i due ioni hanno un controllo reciproco, nel senso che, essendo i due componenti che formano il cristallo di idrossiapatite, che è poi il nostro cristallo osseo, questi due ioni devono stare in un equilibrio perché loro precipitano come sale e quindi come cristallo, quando arrivano a un prodotto che noi chiamiamo prodotto critico, cioè se il calcio è troppo alto nel sangue, il fosfato è troppo alto nel sangue, precipitano e calcificano per esempio le pareti dei vasi. Quindi questi due ioni sono stati organizzati, come vedremo, con gli ormoni calciotropi per fare in modo che quando aumenta uno l'altro debba diminuire e quando aumenta l'altro debba diminuire. Tutto quanto è controllato in maniera vicendevole per evitare proprio la calcificazione che noi chiamiamo ectopica, che è la calcificazione dei tessuti molli. Il paratormone, primo ormone calciotropo, quindi come controlla questo sistema? Che io poi lo vorrei chiamare calciofosfotropo. Per questo noi abbiamo sempre parlato nel mondo di calciotropo, io negli ultimi anni sto introducendo questo concetto a livello proprio della comunicazione scientifica internazionale di calcio fosfotropo, perché non è che noi parliamo di un ormone che è calcio troppo se poi controlla anche il fosfato. E come lo controlla questo sistema, il paratormone? Il paratormone, prima di tutti, è l'ormone che deve aumentare la calcemia. Infatti viene, cioè che è il calcio nel sangue, noi chiamiamo calcemia il calcio nel sangue, fosfatemia il fosfato nel sangue.
E l'ormone, il paratormone, deve aumentarlo, tant'è che lui viene secreto quando il calcio si abbassa troppo, in maniera un po' opposta a quello che succede nell'insulina, che infatti viene secreta quando la glicemia si alza troppo. In questo caso, se il calcio scende, l'ormone, il paratormone viene secreto, o ormone paratiroideo, che viene prodotto da quattro ghiandoline che stanno dietro alla tiroide, per questo si chiama paratormone e le ghiandole si chiamano paratiroidi, quindi sono intorno alla tiroide, ma non sono la tiroide, è un tessuto completamente diverso. Quindi il paratormone, dovendo alzare la calcemia, lo fa con quali meccanismi? Intanto il primo è andare a riassorbire il calcio dall'osso, che è una maniera, diciamo, efficace, anche se non sempre immediata, perché richiede un po' di tempo assorbire il calcio dall'osso. E lo fa attraverso un meccanismo che aumenta proprio la rimozione dell'idrossiepatite dal cristallo osseo, la dissocia, aumenta la funzione degli osteoclasti, che sono acidificatori del sistema, staccano poi un ione dall'altro, quindi il calcio è un ione positivo, il fosfato è un ione negativo, se aumenta l'acidità si staccano e il calcio è disponibile per andare ora nei liquidi extracellulari e nel sangue e raggiungere poi tutti i suoi targets, tra cui il muscolo cardiaco, il sistema nervoso centrale. L'altra maniera attraverso cui il calcio viene aumentato dal paratormone è andandolo a riprendere dalle urine, perché il nostro glomerulo renale filtra tutte le molecole piccole, quindi è ovvio che calcio e fosfato escono, sono piccole molecole, ma devono poi nei tubuli renali sottostanti essere riassorbite, perché c'è un processo che noi chiamiamo riassorbimento, il calcio rientra dal tubulo renale nel liquido extracellulare. E il paratormone cosa fa? Tende a riassorbire calcio e ad eliminare fosfato. Abbiamo detto che i due sistemi devono essere in equilibrio. Quindi il paratormone è un ormone che è un risparmiatore di calcio a livello urinario e è un ormone che tende a essere un ormone fosfaturico, fa rilasciare il fosfato nelle urine. Ha una funzione molto importante proprio per mantenere nel sangue questo prodotto calcio fosforico giusto. E poi fa un'altra cosa molto importante, cioè aumenta il calcio in una maniera indiretta, facendo cosa? Facendo attivare la vitamina D a livello del tessuto renale, dove c'è un enzima che noi chiamiamo 1-alfa-idrossilasi, che aggiunge un idrossile, che è una molecola di ossigeno e una di idrogeno, un OH, lo aggiunge alla vitamina D, che ora diventa vitamina D attiva, noi lo chiamiamo calcitriolo, e quella è la nostra vitamina D attiva. La vitamina D a sua volta andrà nell'intestino a farvi assorbire sia calcio che fosfato a livello intestinale. Quindi in una maniera indiretta il paratormone è il controllore dell'assorbimento di calcio a livello intestinale attraverso la vitamina D che lui attiva. È chiaro che quindi è un ormone di grande importanza, infatti quando noi abbiamo condizioni di ipoparatiroidismo, cioè bassa funzione della paratiroide, o iperparatiroidismo, eccessiva funzione della paratiroide, avremo da una parte una ipocalcemia, da quell'altra una ipercalcemia, con condizioni patologiche importanti cui dobbiamo porre rimedio perché possono essere anche mortali per il paziente. Poi esiste un altro ormone calciotropo, che è la vitamina D. La vitamina D ne abbiamo accennata ora. Cosa fa la vitamina D? Intanto la vitamina D di nuovo viene prodotta quando il calcio è basso perché la attiva il paratormone. Quindi quella calcemia che si abbassa attiva il paratormone che a sua volta attiva la vitamina D. E la funzione più importante della vitamina D nel metabolismo del calcio, perché poi la vitamina D ha tante altre sue funzioni, perché a differenza del paratormone che è un ormone fatto di tanti aminoacidi, cioè una proteina, la vitamina D è uno sterolo, cioè è assimilabile un po' a quelli che sono, diciamo che è una molecola che è liposolubile, lo sterolo, e è diversa dal peptide. Il peptide o la proteina ha bisogno di un recettore sulla membrana per funzionare. Lo sterolo, lo steroide, entrano dentro la membrana perché le membrane cellulari sono molto lipofiliche, sono fatte di grasso praticamente, sono fatte di colesterolo e quindi ogni membrana della cellula entra dentro questo materiale che è un materiale appunto che gli piace molto il tessuto adiposo e ci si dissolve volentieri e
praticamente permea un sacco di tessuti semplicemente per la sua capacità, diciamo, fisica a entrare in tutte le membrane. Differente cosa invece è per il peptide che ha recettori in alcune cellule e in quelle cellule funziona, senza quei recettori non riuscirebbe a funzionare. Comunque la vitamina D attiva l'assorbimento di calcio e fosfato a livello intestinale e quindi è molto importante da questo punto di vista perché è quella che permette poi al calcio di entrare nel nostro corpo. Così se noi per esempio abbiamo una buona introduzione di calcio ma una bassa vitamina D non riusciamo a assorbire calcio in maniera efficiente. Quindi non è che dobbiamo, il binomio calcio e vitamina D è indispensabile. E noi non raccomandiamo mai quanto fosfato introdurre, semplicemente perché noi siamo fatti di fosfato e il fosfato è ovunque in natura, in ogni alimento che noi introduciamo. Quindi è quasi impossibile essere carenti di fosfato, mentre potremmo essere carenti di calcio. La vitamina D quindi ha questa funzione importantissima e poi proprio perché facendo assorbire calcio e fosfato in quantità a livello intestinale potrebbe aumentare, far aumentare troppo la calcemia, cioè il calcio nel sangue, la vitamina D tende a inibire la produzione di paratormone. Quindi ha un feedback, cioè un meccanismo di ritorno sulla paratiroide dove il paratormone viene rilasciato per attivarla. E lei invece va nella paratiroide e dice non produrre più paratormone paratiroide, perché ormai io faccio assorbire calcio e non voglio più essere continuamente attivata. Quindi questi sistemi che noi chiamiamo sistemi di feedback in endocrinologia sono quelli che ci permettono in qualche modo di controllare che una secrezione, per esempio, non sia eccessiva e sono i sistemi con cui tutti gli ormoni si autocontrollano, perlomeno quelli in cui il feedback esiste. Poi la vitamina D ha altre funzioni, come abbiamo detto, per esempio a livello del muscolo, però importantissima per il metabolismo del calcio è quella che vi ho detto. Esiste poi la calcitonina. La calcitonina è un ormone che viene prodotto dalle cellule C della tiroide. La tiroide ha due tipi cellulari, uno quello che si chiama tipo follicolare, perché si organizza in follicoli, fanno proprio dei piccoli globets, dei piccoli globi, dentro a cui le cellule stanno intorno e rilasciano dentro questi globi la tireoglobulina, che è la proteina che è il reservoir degli ormoni tiroidei, che sono ormoni che ci potrebbero servire all'improvviso in grande quantità per avere funzioni metaboliche importanti. Ecco, quelle si chiamano cellule follicolari, sono quelle che producono T4 e T3. Mentre invece le cellule parafollicolari o C della tiroide sono intorno ai follicoli, ma hanno una derivazione embriologica diversa perché derivano dal neuroectoderma, che è il foglietto embrionale che poi dà origine anche al sistema nervoso centrale, mentre invece la tiroide deriva da un foglietto embrionale che noi chiamiamo endoderma, che è quello che per esempio dà origine al nostro intestino. Quindi hanno anche origini embriologiche da foglietti diversi a livello embrionale perché noi abbiamo tre foglietti embrionali importanti che sono quelli da cui deriva poi tutto il nostro organismo. E le cellule C producono la calcitonina, un ormone che controlla negativamente la funzione di riassorbimento dell'osso, quindi abbassa la calcemia. Quello che è strano relativamente alla calcitonina, per cui non abbiamo chiara la funzione nell'uomo, è che la calcitonina, in realtà, se noi togliamo tutta la tiroide, il metabolismo del calcio non cambia, ma noi non produciamo più calcitonina. Così invece nei tumori che si chiamano tumori carcinomi della tiroide a cellule C, noi abbiamo in realtà in quelle condizioni lì non abbiamo un'alterazione del metabolismo del calcio, quindi né un difetto di produzione della calcitonina né un eccesso di produzione della calcitonina causa una malattia. Quindi per questo noi pensiamo che sia un reliquato che oppure esistono altri ormoni in circolo che ne vanno a sostituire la funzione e c'è una famiglia di ormoni che si chiama infatti peptidi correlati alla calcitonina che sono simili alla calcitonina ma non sono la calcitonina. Fatto sta che noi senza tiroide stiamo bene e quando abbiamo un carcinoma che si chiama carcinoma midollare della tiroide, quello a cellule C, non abbiamo un'alterazione reale del metabolismo del calcio tale da dare sintomi. Esiste poi la famiglia degli ormoni fosfatonini, gli ultimi arrivati nel panorama,
proprio dell'endocrinologia del metabolismo del calcio e sono ormoni che noi chiamiamo fosfaturici. Il capostipite di questi ormoni è l'FGF23, che è un'abbreviazione per una proteina che infatti si chiama, è una famiglia molto grande di proteine che si chiamano Fibroblast Growth Factors FGF e questo è il numero 23. Molti degli altri fattori di questa famiglia sono stimolatori della crescita delle cellule fibroblastiche, quindi del tessuto connettivo, da qui il loro nome. Però alcune proteine di questa famiglia hanno funzioni endocrine. L'FGF23 è un ormone fosfaturico, quindi rilascia il fosfato nelle urine e fa anche un'altra funzione molto importante, che è rilevante, per cui rientra subito il metabolismo del calcio, e cioè inibisce l'attivazione della vitamina D a livello renale, esattamente l'opposto di quello che fa il paratormone. Quindi questo ormone, quando è in eccesso, tende a far produrre meno vitamina D per evitare anche un assorbimento di calcio, un assorbimento di fosfato. E quindi persone che per esempio hanno un eccesso di questo ormone hanno una condizione patologica, perché che cosa succede in queste persone? Queste persone mi si abbassa il fosfato in maniera molto importante e quindi la mineralizzazione non va più bene. Se sono forme congenite di malattia, i bambini saranno dei veri e propri bambini rachitici, anche perché non producono vitamina D. Quindi da una parte gli manca il fosfato, dall'altra parte non assorbono calcio e fosfato a livello intestinale, quindi hanno una condizione patologica importante. Alcune di queste malattie sono anche acquisite, esistono dei tumori che rilasciano questi fattori fosfatoninici, fra cui anche l'FGF23, e che, in cui le persone sono state bene fino a un certo momento della vita, e poi questo eccesso di ormoni dà loro una condizione sia muscolare che ossea molto critica, e bisogna trovare questo tumore, toglierlo per guarire queste persone da questa malattia. Nella situazione di difetto invece dell'FGF23, io ho un eccesso di calcificazione. Quindi sono persone che hanno le cosiddette calcificazioni ectopiche. Si calcificano anche i tessuti molli, molto spesso i tessuti periarticolari, semplicemente perché il fosfato è troppo alto. E sicuramente questo è un problema, come anche non esiste un'inibizione tonica sulla produzione di vitamina D, che quindi viene attivata di più e assorbe più calcio e fosfato a livello intestinale. Quindi questa iperfosforemia con una calcemia che è difficile da controllare, a quel punto mi diventa un eccesso di calcio e fosfato, il prodotto calcio fosforico raggiunge il punto critico, ho precipitazione di calcio nei tessuti che non dovrebbero calcificare. Quindi, come vedete, la famiglia degli ormoni calciotropi è una famiglia molto grande. Spesso vi domandate come avviene questo metabolismo e noi ne parleremo e poi ne riparleremo nel futuro, perché io credo che voi dobbiate veramente imparare a capire come funziona il vostro corpo relativamente a queste importanti regolazioni che sono dentro di noi e di cui noi tendiamo a capire poco perché sono complesse. Oggi lo so che questa comunicazione potrà trovare alcuni di voi anche, diciamo, impreparati a recepire tutte queste informazioni. Ma come ho detto, ci ritorneremo e voi dovete diventare proprio bravi a capire come funziona il vostro metabolismo calcico, il vostro metabolismo osseo, per diventare collaboratori straordinari dei medici che vi curano. Ora passiamo alle domande. Chiede Gianna, molti anni fa mi è stata rimossa la tiroide, devo fare controlli per verificare i miei livelli di calcitonina, o in assenza di sintomi non è necessario? Allora, questo è il famoso carcinoma midollare della tiroide, perché se deve controllare la calcitonina è perché il tumore non era un tumore delle cellule follicolari, ma un tumore delle cellule C. È sempre importante, perché tutte le forme che sono potenzialmente maligne, noi le dobbiamo sempre considerare come maligne, non è che un giorno non ci diventano più. E quindi bisogna sicuramente seguire nel tempo. Poi, se sono molti anni dal carcinoma midollare, basta appunto una volta all'anno un controllo della calcitonina e vedere che la calcitonina non aumenti, perché è chiaro che se aumenta dobbiamo preoccuparci di capire dov'è
dove sono le cellule che producono questo eccesso di calcitonina. Quindi è bene continuare a controllarsi sicuramente dal punto di vista della sintomatologia, come ho detto, essendo inerte come funzione, perché io se non ce l'ho o se ce l'ho in eccesso non ho sintomi, non ho segni, è difficile poi seguire i sintomi, potrei seguire i sintomi se mi cresce qualcosa a livello del collo così grande che comprime altro, ma quello, insomma, prima di allora la calcitonina è più facile da misurare, vederlo subito e cercare di intervenire, poi spesso anche chirurgicamente può essere necessario un intervento, continuando a seguirsi nella vita. Cioè. Chiede Sandra, dove posso ricavare il fosforo? Si assume un'alimentazione? Ho detto il fosforo, poi non parliamo di fosforo, perché il fosforo è un elemento, è l'elemento della tavola periodica. Però il fosforo è una sostanza anche molto tossica se noi la introducessimo come elemento. Tant'è che noi lo assumiamo invece legato all'ossigeno, e allora si chiama fosfato. E quello è, diciamo, lo ione negativo che circola nel nostro sangue. Uno ione che circola nel nostro sangue e che contiene il fosforo. Quindi parliamo di fosfato. E quindi la domanda era il fosforo dove lo trovo. Allora, ho detto durante questa Facebook che tutto il mondo è fatto di fosfati, cioè i fosfati sono ovunque, nella materia organica e anche nella materia inorganica. È praticamente impossibile non introdurre 500 mg di calcio, di fosfato, 500, 800 a seconda dell'età, raccomandati giornalmente. È praticamente impossibile, quindi a meno che noi non siamo fortemente denutriti. Infatti nella forte denutrizione posso avere una riduzione anche del fosfato, ma deve essere una denutrizione prolungata e molto importante, altrimenti noi mangiando normalmente introduciamo le quantità di fosfato che sono non necessarie. Chiede Grazia, l'osteocalcina al valore minimo della norma va bene? L'osteocalcina è l'unica proteina prodotta solo dalle cellule costruttrici dell'osso, l'osteoblasto. Cioè gli osteoblasti fanno tante producono tante proteine, ma sono prodotte anche in tante altre cellule. L'unica specifica è l'osteocalcina, che è stata considerata, non a torto, un vero e proprio ormone, perché rientra poi anche nel metabolismo glucidico, l'osteocalcina. Però dal punto di vista del metabolismo osseo oggi non viene più tanto utilizzata. Quindi un suo valore, certo, se è molto basso, andrei a verificare un altro marcatore biochimico, che è la fosfatasi alcalina ossea, che è prodotta anche dalle cellule osteoblastiche, perché se fosse molto molto bassa l'osteocalcina e il laboratorio non ha fatto errori, misuriamo anche un altro prodotto, perché se l'osteoblasto funziona poco poco poco, è un'informazione molto importante anche per capire che terapia utilizzare. Poi se io per esempio sto facendo una terapia con antiriassorbitivi, questi parametri tendono a diminuire, perché gli antiriassorbitivi tendono a diminuire il processo di rimodellamento osseo e anche i prodotti delle cellule osteoblastiche. Quindi non ci dobbiamo meravigliare di questo, bisogna un po' vedere la storia nell'insieme, non è un dosaggio preso così che è quello su cui io faccio tutte le mie recuperazioni e senz'altro non le diagnosi quasi mai. Chiede Gianni, quali sono i farmaci che aiutano in caso di scompensi del fosfato nell'organismo? Beh, come ho detto, gli scompensi del fosfato possono essere un'eccessiva produzione degli ormoni, per esempio fosfaturici, oppure un difetto di produzione degli stessi. Noi oggi abbiamo, per l'eccesso di produzione degli ormoni fosfaturici, che corrispondono quindi a un'ipofosfatemia, perché il fosfato lo perdo tutto quanto nelle urine, abbiamo un anticorpo monoclonale che si chiama burosumab, che blocca l'ormone FGF23 e non lo fa funzionare. E quindi abbiamo un farmaco oggi per le ipofosfatemie. Non abbiamo ancora farmaci per le iperfosfatemie causate da una ridotta produzione, per esempio, di FGF23, una delle fosfatonine, anche quella che noi possiamo oggi misurare in circo.